con il procuratore Rossi, che di questo procuratore la gente, la pubblica opinione ne parla tantissimo bene. Io onestamente non lo conosco, l'ho visto solo in foto, ma mi sembra una persona affidabilissima e quindi io ho fiducia in questo. Quindi noi in quella sede, e dovremmo essere tanti, perché democraticamente dovremmo fare un sit-in dove dovremmo portare all'attenzione di tutta la stampa provinciale, perché lo diceva, noi da 6 anni facciamo battaglie, diciamo, con giornalisti o con siti locali, ma la stampa, la grande stampa, praticamente cerca di annullarci, anche perché hanno avuto la felice idea, la ERG, di portarseli, non mi ricordo se era in Spagna, a fare una gita di piacere. Ora anche qua non capisco come un giornalista che è stato portato in Spagna per andare a la scusa era di andare a vedere il rigassificatore, non so se era di Barcellona, adesso non ricordo. Bilboa. Ah, Bilboa, sì. Quindi, vedete, però non è una cosa giusta. Io credo che il giornalista deve essere al di sopra dei fatti, non può essere di parte, cioè dire in questo senso del padrone, perché di questo si tratta. E nessuno mi venga a dire la testata giornalistica. Io desidero che quando si fanno gli articoli ci siano le due posizioni, quello pro e quello contro. Voglio capire, voglio dire, magari quello contro magari è più piccolo, ma che dobbiamo essere presenti, perché questo è fatto. Quindi termino dicendo questo qua: si è consumato un altro consiglio comunale a Melilli. Io ho cercato di saperlo, non ho potuto sapere la data, anche perché ho avuto degli impegni personali, e quindi si è fatto questo consiglio comunale di Melilli, appunto, sulle compensazioni, e pare che ci siano grossi problemi a Melilli, perché il consiglio comunale pare, ripeto, da quello che io ho potuto leggere nelle righe della stampa, ci siano dei problemi, perché a Melilli rivendicano non solo i soldi, ma vogliono anche lavoro, e questo è un fatto giustissimo, perché una cittadinanza deve chiedere anche lavoro, ma non a una condizione diciamo di obbligo, perché nei fatti la ERG che cosa ha fatto? Da 2 anni che ha creato una crisi senza precedenti, ripeto, senza precedenti, perché non è che la crisi internazionale ha colpito il settore delle benzine o comunque della raffinazione petrolifera, non ha colpito proprio un bel niente, tant'è che marcia al massimo dei loro ritmi e praticamente occupazione non ce n'è. Quindi voi mi doveste spiegare come la gente di Augusta, di Melilli, di Priolo e parte di Siracusa, perché Siracusa comunque ha la sua fetta di raffineria, come dovrebbero lavorare se sta lavorando a pieno ritmo e non sta occupando nessuno? Ma quale futuro abbiamo? Ecco, questo è il discorso. Quindi sostanzialmente io termino questo mio, diciamo, intervento dicendo che ci siamo fermati per quanto riguarda le manifestazioni per il discorso del referendum. Appena finito il referendum, ormai siamo praticamente, ci manca una settimana, finita una settimana, rifaremo, diciamo, un incontro per organizzarci praticamente e per chiedere le opportune autorizzazioni e quant'altro. Io vi ringrazio della possibilità che mi avete concesso. Grazie Angelo. Ringrazio Angelo per il contributo. Nel frattempo ne approfitto, rimanendo in tema di giornalisti, per salutare a Vincenzo Corbino, che è responsabile o il corrispondente del giornale di Sicilia per Priolo, Gargallo e penso anche Lentini, comunque la zona nord. Grazie per la tua presenza. Prima di passare la parola a Patrizia Arancio, mi sembra opportuno leggervi l'articolo 15, sempre della bozza di compensazione, che recita così: il comune, ritenendo prioritario l'insediamento di iniziative industriali che oltre ad apportare benefici economici ed occupazionali per il territorio offrano elevatissimi standard di sicurezza e salvaguardia ambientale, riconosce che il progetto del terminale soddisfa tali caratteristiche, come risultante oltre che dalla NOF, dal VIA, anche dallo studio sulla sicurezza del terminale, quantitative risk analysis, ove comunque non so se ricordate benissimo, era quello studio
che il sindaco ha dato a questa azienda a livello internazionale, non mi ricordo comunque il nome di questa azienda, però la Quest Consulting, l'anomalia dove sta? Che questo studio fu commissionato dal comune di Priolo Gargallo, però poi pagato dalla Ionio Gas. Ecco che il controllato diventa controllore, e qui le assurdità. Quindi come potremmo noi rimanere sicuri su uno studio che è stato pagato dalla stessa ditta che dovrebbe realizzare l'impianto di rigassificazione? Certo, forse perché vogliamo essere maliziosi, ma a me mi viene difficile pensare bene di questo studio, perché se il sindaco avesse in mente o avesse voluto comunque fare qualcosa di diverso per dare sicurezza reale ai cittadini, avrebbe dovuto far pagarlo a qualche altra azienda, o altrimenti l'avrebbe dovuto pagare lui, dato che noi siamo un comune comunque facoltoso di 60 milioni di euro. Questa cosa che l'ha pagato la Ionio Gas ci fa pensare, come ci fa pensare comunque che solo oggi riceviamo la bozza di compensazione, come ci fa pensare, perché Angelo, le cose si devono dire, dobbiamo dirle come stanno. Il fatto che il sindaco non si esprime nella conferenza dei servizi è un fatto gravissimo, perché chi dovrebbe difendere? Scusa, il fatto che lui si dichiara incompetente territorialmente è gravissima questa cosa, perché non pone nessuna osservazione affinché venga rispettata né la volontà del cittadino che ha detto no in modo non indifferente, e abbiamo detto no quando è stato in occasione del referendum, e il fatto che tutte quelle perplessità non vengono osservate, nel senso che il sindaco su quelle perplessità messe per iscritto dalla dottoressa Interlandi, il sindaco non ha chiesto niente in merito, e secondo me aveva il dovere comunque di chiedere spiegazioni su tutte quelle condizioni che non garantiscono la sicurezza del cittadino. Comunque, ora diamo la parola a Patrizia Arancio, che leggerà parte della bozza di compensazioni. Intanto vi saluto, buongiorno a tutti. Tralascio le presentazioni perché Alessandro mi ha già presentata abbastanza. E allora, finalmente, grazie al loro intervento, i consiglieri Biamonte, Cardillo e Paladino di Alleanza per l'Italia, abbiamo tra le mani la bozza delle compensazioni. Questa bozza non va conservata nel cassetto, piuttosto messa a conoscenza di tutti, indistintamente, perché qui si parla della nostra sicurezza, della nostra vita. Quindi io vado qui di seguito a leggerla. È abbastanza lunga, però è interessante. E allora, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge 23 agosto 2004, numero 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, le regioni e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche, ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti, hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale. Il terminale è stato sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale, di seguito via, in sede statale ai sensi della legge numero 349 dell'86. La procedura di VIA si è conclusa positivamente con l'adozione in data 19 settembre 2008 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Decreto VIA si prescrive tra l'altro a Ionio Gas che di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, in accordo con ARPA Sicilia, un piano di monitoraggio della qualità dell'aria e un piano di monitoraggio del clima acustico, ante o post operam. Di predisporre il progetto esecutivo. Sì, scusa, qua anche per esempio un monitoraggio consiste nel controllo, e questa è già un'ulteriore anomalia, che deve venire la Ionio Gas comunque per poter fare il controllo dell'aria e del suolo. È un'assurdità bestiale questa cosa, ed è una cosa che possiamo fare benissimo noi avendo un bilancio di 60 milioni di euro, che poi rientra nei compiti dell'ARPA. Abbiamo un osservatorio ambientale definito da me e da altri amici un carrozzone politico, perché si sostituisce comunque agli organi preposti a fare questo lavoro.
andiamo avanti, così nel frattempo chi vuole anche intervenire possiamo intercalare. Di predisporre il progetto esecutivo degli interventi a verde e di ingegneria naturalistica, che conterrà anche le misure di carattere naturalistico fuori dall'area dell'impianto, da concordare preventivamente con le amministrazioni locali interessate, ed il progetto del proposto vivaio di specie autoctone, i cui oneri di realizzazione e di gestione saranno presi in carico dalla società proponente. Di presentare in sede di progettazione esecutiva, in accordo con ARPA Sicilia, il piano di bonifica delle aree interessate dall'intervento sia a terra sia a mare, fatte salve le determinazioni assunte dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Il terminale ha ottenuto l'autorizzazione paesaggistica da parte della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Siracusa, con nota protocollo numero 5717, in data 16 marzo 2009, che ha contestualmente espresso parere favorevole di massima in ordine agli interventi di compensazione paesaggistica proposti e all'importo non inferiore a 500.000 euro degli stessi, ferme restando le determinazioni dei comuni interessati. Il sito di Priolo Gargallo, su cui sarà localizzato l'impianto, è uno dei siti di interesse nazionale, di cui è la legge 426 del 98. In data 7 novembre 2008 è stato sottoscritto tra Regione Siciliana e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed altre autorità pubbliche, tra le quali il Comune di Melilli, il Comune di Priolo Gargallo ed il Comune di Augusta, l'accordo di programma relativo agli interventi di riqualificazione ambientale funzionali alla reindustrializzazione e infrastrutturazione delle aree comprese nel sito di interesse nazionale di Priolo Gargallo. L'accordo di programma prevede la realizzazione da parte delle autorità pubbliche dei seguenti interventi: messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda, bonifica dei suoli. Però vorrei che ti soffermassi su questo punto: da parte delle autorità pubbliche, ovvero sempre il pubblico dovrebbe realizzare questi interventi e non la società privata. Quindi messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda, bonifica dei suoli e delle falde delle aree pubbliche. Quindi questo che significa? Che le garanzie di sicurezza li dovremmo dare noi, ovvero la parte pubblica, e non la parte privata. E questa è una terza anomalia bestiale. Non è che la parte di bonifica riguarda solamente il pezzo di rigassificatore, lì sì, l'accordo di programma riguarda tutta l'area. Tutta l'area. Quindi non è individuata nell'accordo di programma. Dobbiamo fare una bonifica generale di tutta la zona inquinata. Ma in effetti sono le nostre perplessità sono proprio quelle, dovute all'effetto domino, perché se questo rigassificatore fosse stato realizzato o andrebbe realizzato in una parte totalmente diversa rispetto al sito prescelto, potremmo parlare in un'ottica diversa. Oggi non ci sono le condizioni nella maniera più assoluta. Bonifica degli arenili e dei sedimenti delle aree portuali e marino-costiere. In caso di inadempienza... Ma no, la parte pubblica, Salvo, ti sei perso questo passaggio, perché non parla dei privati, dice la parte pubblica. E quindi noi sappiamo anche i tempi comunque del pubblico, ovvero tempi biblici. E quando? Ma qua non viene spiegato, perché non è che si dice che viene fatto a priori. Poi entriamo nel merito, perché no, qualcuno ci dovrà spiegare punto per punto che cosa vogliono dire queste cose. O sono parole scritte tanto per... Andiamo avanti, padre. In caso di inadempienza dei soggetti obbligati, messa in sicurezza e bonifica dei suoli delle aree private. L'accordo di programma disciplina inoltre le modalità per la presentazione dei piani di caratterizzazione e bonifica dei suoli delle aree private e in concessione, ricomprese nel SIN di Priolo Gargallo. Sulla base dell'accordo di programma, ciascun soggetto obbligato ha la facoltà di sottoscrivere con il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare un atto di transizione, che tra l'altro quantificherà le somme dovute al Ministero a titolo di risarcimento del danno ambientale, contributo alla messa di sicurezza e bonifica delle acque di falda da parte delle autorità pubbliche, contributo alla bonifica degli arenili e dei sedimenti delle aree portuali e marino-costiere da parte delle autorità pubbliche. In caso di sottoscrizione dell'accordo
transattivo da parte di Ioneogas e o altra società di gruppo Ergo S.p.A. relativa all'area su cui insisterà il terminale, la prescrizione di cui, punto 6 lettera C, delle premesse sarà adempiuta con le modalità previste da tale eventuale accordo transattivo. L'effettivo utilizzo dell'area del terminale sarà condizionato dalla realizzazione di adeguati investimenti ambientali che contribuiranno al recupero del SIN di Priolo.